Nuovi dati sul bollettino sanitario che puntualmente viene fornito dall'Assessorato alla Salute della Regione Abruzzo e che eh, ci verrà spiegato nel dettaglio con il nostro consueto appuntamento in diretta con eh, per questa serata Anna Di Giorgio. Anna, buonasera, mi senti? Allora, dicevo che. Eh, ci sì. sono numeri in calo, ho detto nei titoli, comunque eh, numeri positivi e eh, tanto più che la notizia eh, di oggi è che non c'è stato nessun decesso, ma lascio a te la parola per i dettagli. Sì, Marina, grazie. Ti sento. Buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, sono eh, numeri buoni che lasciano ben sperare, quelli contenuti nel bollettino di oggi, di questo giovedì 20 maggio 2019. Cominciamo con il numero dei nuovi eh, positivi, che sono 62 di età compresa tra 2 e 98 anni. La percentuale dei positivi è dell'1,3% eh, e sono stati appunto trovati questi 62 nuovi positivi su eh, 3452 tamponi e 1.399 tamponi eh, rapidi. Ehm, I eh, deceduti sono zero oggi e questo è il dato appunto eh, buono di cui parlavamo anche all'inizio del telegiornale nei titoli. Eh, tra l'altro, per un ri riallineamento sono stati eliminati due casi, eh, due decessi e quindi il totale dei decessi eh, dall'inizio dell'emergenza sanitaria eh, in questo caso è inferiore di due unità ed è di 2.460. Il numero dei dimessi guariti nel bollettino di oggi è di 215 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 5.943 meno 152 rispetto a ieri. Eh, diminuisce diciamo, anche la pressione eh, ospedaliera, dei ricoveri ospedalieri, perché gli ospedalizzati in Abruzzo per Covid oggi sono 181. Eh, il numero decresce in questo caso di 19 unità. E, ed è un buon dato questo eh, perché. Che eh, il dato degli ospedalizzati scende sotto quota eh, 200 ed è un dato eh, basso che non si riscontrava, che non si registrava dallo scorso 18 ottobre. Eh, in terapia intensiva anche scendono i posti letto occupati, oggi sono, eh, eh, no scusate, in terapia intensiva ci sono 16 posti letto occupati, ce ne sono meno due rispetto a ieri, con un nuovo ricovero. E poi ci sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL che sono in tutto. 5.746 dato questo che fa registrare un meno 131. Per quanto riguarda invece i dati più specifici eh, del territorio, quindi provincia per provincia, vi diciamo che di questi 62 nuovi positivi di oggi eh, 28 sono stati eh, riscontrati insomma, eh, nella provincia di Chieti. Eh, poi c'è la provincia di Teramo che oggi fa segnare un più 19, quella dell'Aquila che fa registrare un più 11 e quella di Pescara che invece fa registrare un più quattro questi i dati del bollettino di oggi in estrema sintesi marina. Insomma Anna, vedo appunto che sei davanti alla palafiere di Pescara dove tra l'altro ci si prepara anche a un nuovo appuntamento solo a AstraZeneca, giusto? Esattamente, sì, siamo davanti al Palafiere di Via Tirino a Pescara e qui eh, praticamente da poco, già da oggi pomeriggio il Comune di Pescara ha aperto sul proprio sito il sito del Comune di Pescara la possibilità per gli over 40 residenti a Pescara e provincia di prenotarsi eh, per eh, la somministrazione del vaccino AstraZeneca eh, da oggi fino a martedì eh, 25 eh, c'è questa possibilità dunque però vi dico che eh, i posti disponibili eh, sono ancora diciamo, pochi perché eh, abbiamo provato anche noi stessi a collegarci sul sito del comune e vi diciamo che le disponibilità attualmente ci sono per la giornata di sabato, di domenica e eh, quella di, di martedì. Insomma. però eh, ci, ci sono ancora i posti. Quindi il messaggio che vogliamo dare ai telespettatori è che se vogliono prenotarsi possono farlo sul sito del comune, c'è tempo appunto fino a martedì per prenotarsi e per vaccinarsi con AstraZeneca per gli over 40 residenti a Pescara e Provincia. E certo. questa è insomma eh, la novità di oggi Marina. Certo, aggiungo anche che anche chi si è già prenotato con la consueta piattaforma delle poste può, risiedendo a Pescare Provincia, eh, fare ricorso invece Anticipare. a questa possibilità. Eh, naturalmente è solo AstraZeneca e quindi è, è bene che si sappia prima, non perché non sia meno efficace degli altri, ma perché c'è purtroppo ancora chi ha qualche prevenzione su uno specifico vaccino. I vaccini eh, sono, ognuno ha degli, dei possibili effetti collaterali che è giusto anche dire ma insomma non, non ce ne sono più degli altri rispetto alla singola marca per cui eh, poi ognuno decide in coscienza. Intanto Anna ti ringrazio per il collegamento e per l'aggiornamento e alle prossime. Grazie a te, buona serata a tutti, da me Diego Martelli.